Vabbè, insomma, tu da grande ex, insomma, di Napoli e Parma, io credo che soprattutto il tuo cuore sia rimasto a Napoli, no? Sei cresciuto e sei stato avanzato nel Napoli. Ecco, te lo aspettavi questa escalation della tua ex squadra, del Napoli? Indubbiamente, indubbiamente rimango il tifosissimo del Napoli e lo seguo ogni settimana. Me l'aspettavo, sì, sulla falsa riga dell'anno scorso, dove hai fatto un campionato strepitoso e acquistando un giocatore. Pronto? Senti? Sì, ti ascolto, va bene. Acquistando un giocatore come che secondo me è uno dei migliori centrocampisti attualmente che ci sono in Italia. Credo che questo abbia fatto molto bene anche a Un Gargano. giocatore che ha un po' le tue caratteristiche, no? Quando giocavi, oltre a impostare Sì, mo, l'azione, sapevi anche esatto, inserirti, ti confusi. un po' più forte fisicamente sicuramente perché è uno che si sente molto in mezzo al campo Willer. E poi diciamo che è il geometra, no? Riesce Sì, a, sì. quando la squadra è in difficoltà, deve parlare del 90% la resistenza, Quindi diciamo. tu ritieni che sia stato soprattutto l'acquisto di Ilrev, insomma, l'ago della bilancia? E poi no, e poi la continuazione del rapporto con Mazzarri, Sì. perché credo che stia facendo un lavoro strepitoso, soprattutto per quanto riguarda anche la difesa, beh, inutile parlare di tre davanti, che credo che sia il trio uno dei migliori d'Italia e d'Europa a livello di gioventù, di freschezza e di realizzazione. La vista soprattutto da napoletano, credo che Paolo Cannavaro negli ultimi 3 stagioni sta Eh facendo sì. dei campionati strepitosi e mi dispiace tantissimo che non riesca a Ad essere imporsi convocato anche con la nazionale, no? in nazionale perché credo che lo meriti. Io da napoletano so soprattutto quanto è difficile fermarsi a Napoli, lui l'ha fatta alla grande, ha vissuto anche qualche momento difficile, ma ha saputo rialzarsi e credo che sia proprio il leader di questa squadra, sia a livello difensivo ma anche a livello proprio di squadra, perché Sì, divide è nello lui, è spogliatoio. il raccordo sì, tra lo spogliatoio, la società e la città. Quindi gli faccio tantissimi complimenti, un po' che non lo vedo, però se ne merita tutti perché affrontare giocatori come Dzeko, Agüero e essere sempre all'altezza della situazione, gli faccio davvero tantissimi complimenti e mi auguro che prima o poi possa arrivare a questa tanto attesa convocazione perché Dicevo anche Zemaili è un giocatore insomma, che proviene da Parma, un giocatore che mi pare di ricordare in una tua recente intervista pure ti piaceva, no Zemaili? sì, anche lui credo che sia un ottimo centrocampista, però adesso attualmente come giocano Hiller e Gargano credo che sia un pochettino difficile che l'allenatore cambi. Però sicuramente il momento di stanchezza di uno dei due è sicuramente un'ottima alternativa, insieme anche a Donatello, che Aspetta, adesso purtroppo. perché ti facevo questa domanda? Perché insomma abbiamo visto qualche problemino fisico per Zemaini, Donatella è rientrato oggi, si è allenato, ma comunque non è al top. Non ritieni che quattro centrocampisti numericamente nella votazione per Mazzarri, anche per il fatto insomma, di dover disputare una Champions League, la Coppa Italia, oltre al campionato, siano pochi quattro centrocampisti? Forse a gennaio un centrocampista in più bisognerebbe prenderlo, non pensi? Bisogna vedere come sta Donatel, ecco, perché se recupera al 100%, se sono in 4 per 2 posti, capito? Credo che possano andare avanti. Sicuramente se ha un problemino un pochino più grave, deve intervenire a gennaio, però credo che sia presto adesso per parlarne, ecco, perché sicuramente secondo me i titolari saranno Hiller e Gabbiano, No, perché quello sì, si però, sai. completano. Però sai, Sì, insomma, pure un sicuramente no, campionato, se. perché ti faccio questa domanda anche perché si parla di Muntari, di Biagianti del Catania, sono tutti giocatori, insomma, che a lungo. Sicuramente senza alterare gli equilibri della squadra, sicuramente se a gennaio dovrebbero comprare qualcuno, sicuramente sarebbe ben accetto per l'allenatore. Certo, però senza, capito, cambiare gli equilibri È della ovvio, squadra, nel è ovvio. senso che lui magari fa tattica e c'ha 2-2, dovendo. Se non c'è nessuno che è infortunato, deve stare uno che magari non può fare meno tattica, non credo Certo, sia giusto. senti un po', e invece il momento del Parma, come la vedi? Con un Giovinco scatenato, no? In grande forma, No, il così. Parma secondo me è una buona squadra, per vedere nelle ultime giornate, c'è un Giovinco in grande forma, c'ha
La squadra a prendere con le molle, però sicuramente il Napoli è favorita, giocando in casa dei bombardieri. Un Bamberg che insomma, in casa può essere temibile, però insomma, ha palesato qualche incertezza in trasferta. Insomma. Sì, effettivamente sì, però ripeto, una partita sempre come tutte le partite del campionato italiano da prendere con le molle, però il Napoli parte nettamente favorito, anche se il martedì dopo c'è la partita di Champions, Sì. magari qualcosina potrà perdere, però credo che alla fine il Napoli possa, e mi auguro che possa vincere tranquillamente sabato sera. Sì, Raffaele, tu insomma, guardando un po' al campionato, davvero mi tieni il Napoli in corsa per il titolo, come si dice da più parti? Io credo di sì, io credo che se Napoli non avesse avuto la Champions sicuramente quest'anno sarebbe stata la primissima candidata, tenendo un po' le milanesi, però col fatto della Champions giustamente sia il presidente che la squadra ci tengono a fare, ad andare avanti, è un girone difficilissimo, quindi vediamo, Poi sono insomma, secondo te ecco. le altre favorite, insomma se Raffaele non dovesse scommettere su una squadra, su quale punterebbe? Io voto su Napoli, Ah, senza quindi scaramanzia, senza niente, però sicuramente la Juve al fatto di non avere grande entusiasmo, stato nuovo, e il fatto di non dover fare le coppe sicuramente aiuta, e poi credo che alla lunga le milanesi rientreranno, dando sempre lo sguardo a Roma e Lazio, queste sono le squadre che si giocano il campionato alla fine. quindi pure la Roma, insomma, mi allora. La Roma no, credo che sia presto, comunque sarà una squadra che darà fastidio un po' di squadre, una volta amalgamata la situazione, credo che per lo scudetto sia un pochettino presto perché hanno cambiato tutto quest'anno, quindi, però alla lunga credo che sarà una squadra difficile da affrontare. Ho capito. Raffaele, domenica si gioca tra sabato e domenica, in verità. Un turno secondo me molto interessante. Oltre a Napoli-Parma, abbiamo visto il tuo pronostico, nettamente vedi favorito il Napoli, ci sono anche il derby romano, Lazio-Roma e Milan-Palermo. Come vedi queste due partite? Milan-Palermo e Lazio-Roma. Ma il derby romano, guarda, io abito a Roma, quindi potrai immaginare che qui le radio e quindi giorni già che ne parlano. Bisogna un po' vedere, ecco, se recupera Totti, perché qua Totti in dubbio, anche in dubbio che credo che siano i due principali protagonisti di questo inizio di stagione, sia della Roma che della Lazio. Quindi secondo me parte favorita la Lazio, perché ha diciamo, un gruppo solido dall'anno scorso, e poi anche fra le sue grandi numeri, Rea, che ha fatto tanto bene a Napoli dopo 5 derby, credo che tra un pareggio e una vittoria del Lazio, se dovessi indicarti una cosa. Il Milan credo che se recupera un po' la difesa e qualche attaccante, credo che alla fine la spunti sul Palermo, che Palermo credo sia un'ottima squadra quando gioca in casa, certo, essendo una squadra molto giovane, quando vai a giocare a San Siro comunque fa un certo effetto, se non è la persona giusta puoi pagare, soprattutto all'inizio. Un po' una curiosità per i nostri amici a casa, insomma, Raffaele Longo adesso cosa fa? Io ricordavo che tu comunque l'anno scorso giocavi nel Benevento, se non sbaglio. Adesso provo a fare l'allenatore, perché ho il ginocchio che ormai Chi alleni? No, sto prendendo il primo patentino di terza, ma vorrei prendere quello di seconda in attesa di trovare qualcosina da fare. Quindi insomma, Con occhio allenatore. particolare sempre al fatto. Ok, e vogliamo salutare i tifosi del Napoli, insomma, che ci ricordano sempre con Un molto piacere. grande abbraccio a tutti i tifosi del Napoli, che sicuramente io ricordo tantissimo, che sono dei tifosi splendidi e finalmente in questi anni stanno raccogliendo tutto quello che hanno seminato rispetto a un passato un po' povero, diciamo, e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, e speriamo di festeggiare insieme a fine anno quella parolina che tutti non vogliamo dire, ma che pensiamo tutti. Ti ringrazio Raffaele, grazie per l'ascolto Ciao, un telefonico. abbraccio. Ciao, ciao. Ciao, grazie.